Alle 11 in punto in Piazza del Comune, il sindaco Matteo Biffoni, con tutta la giunta, ha osservato un minuto di silenzio sotto le bandiere a mezz'asta sul palazzo in ricordo di tutte le persone che sono decedute a causa del Covid. Da oggi, ogni 18 marzo, sarà celebrata la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus, nella data in cui, esattamente un anno fa, a Bergamo i camion dell'esercito portavano via decine di bare destinati alla cremazione. Siamo ancora in mezzo a un'ondata che comporta vittime a Prato, in Italia, in Toscana. I numeri della nostra città sono numeri, soprattutto negli ultimi giorni, molto importanti. A differenza dell'anno scorso, però, questo 18 marzo ha un antidoto, che sono i vaccini. Spero che davvero ci sia una vaccinazione di massa rapida, veloce, diffusa, perché questa è l'unica strada che noi abbiamo per far sì che 18 marzo diventi davvero solamente un ricordo doveroso delle vittime. Analoghe cerimonie si sono tenute in tutta la provincia, a partire da Palazzo Buonamici, sede dell'ente provinciale, dove le bandiere sono state listate a lutto. Cerimonie anche a Carmignano e a Vaiano, dove è stato aperto dal sindaco Primo Bosi e dal vescovo Giovanni Nerbini il giardino della memoria, dove sono stati piantati 10 ulivi in ricordo di chi ha perso la battaglia contro il virus.